Allora, questo Natale un sacco di iniziative, a parte i nostri mercatini che sotto i portici di Piazza della Vittoria fino al 23 staranno tutti i giorni, poi abbiamo questa meravigliosa pista di pattinaggio che fino al 20 di gennaio sarà operativa e la mostra del maestro Pier Canosa nei negozi associati al CIP di Piazza della Vittoria stessa. Si nota una piccola ripresa, c'è un po' di movimento? Sì, quest'anno direi che c'è un po' più di movimento, poi naturalmente i conti si fanno sempre a fine anno, speriamo siano positivi, comunque già il fatto che ci sia un passaggio maggiore aiuta, sicuramente perlomeno lo spirito. Gerardo Moreno, fino a che numero ci sono i pazzi? Fino al 48, non abbiamo problemi. E i più piccoli? I più piccoli partono dal 26, ma abbiamo anche per i bambini ancora più piccoli dei pattini a doppia lama. Sono speciali per i bambini molto molto piccoli. Partono quanto costa pattinare? Con 5 euro si fa mezz'ora di pattinata, con 7 euro un'ora. Al mercatino poi ci sono gli hobbisti che presentano le loro opere di ingegno anche molto particolari. Si tratta di gioielli fatti interamente a mano utilizzando il vetro del mare. Dove li trova questi vetri? Principalmente a Sori. C'è un posto dove vengono portati dalle correnti? Sì, infatti. Poi come li lavora? Li lavoro all'uncinetto, con i fini metallici, le basi e successivamente li monto sulle mie basi, sempre utilizzando questa tecnica che gli riconferisce la lucentezza del bagnato. Diceva che invece le collane, i ciondoli sono tutti fatti all'uncinetto? All'uncinetto, con i fini metallici, sì. Per lei questo è un lavoro? Un hobby, assolutamente un hobby. Fa anche delle altre cose? Ho una famiglia. Da dove proviene? Io da San Pietroburgo, da Russia. E io faccio queste cose. Io lavoro con lana cardata e lana cotta. E anche con pasta sintetica. Io faccio le bambole di pasta sintetica. Questa pasta come DAS, ma si chiama la DOU. Ho imparato questo a San Pietroburgo, una scuola per hobbisti, come fare le bambole, come fare le giocattoli. Che differenza c'è tra lana cardata e lana cotta? Lana cardata, questa lavora con lana metodo di secco, con un ago specialità. Dobbiamo svolgere questa lana con ago. A lana cotta un altro modo. Dobbiamo lavorare con acqua calda e sapone.